Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road e sì, ho messo la telecamera un pochino più in alto, ho trovato una posizione che non mi disturba durante la guida. Allora, oggi vi parlerò di un paio di argomenti interessanti e anche di uno youtuber, però questa volta, invece di cominciare il discorso parlando di uno youtuber, comincerò innanzitutto facendo una breve anteprima dell'argomento del giorno, perché voglio farvi notare una cosa. Infatti in questa prima parte di filmato non farò nemmeno dei tagli. Alla vostra sinistra c'è un hard discount, io sono appena uscito da casa e quello è un hard discount, ce l'ho proprio sotto casa. Adesso io c'è un edificio, c'è l'altro edificio dove ho lo studio tra l'altro, e io girerò intorno al palazzo perché voglio farvi vedere una cosa. Il semaforo è rosso? No, adesso il semaforo è verde. Voglio farvi vedere proprio i tempi che sono necessari a quello che è, a questo discorso. Lì c'è un hard discount, qui giriamo intorno al palazzo, superiamo un altro edificio e voilà! Qui, alla vostra sinistra, c'è un altro hard discount. Continuo lungo questa strada. Saranno, credo, 200 metri, 250 metri forse, quindi vado avanti su questa strada e stiamo per incontrare qualcos'altro. Nel frattempo vi comincio a introdurre uno degli altri due argomenti. Siamo alla fine di marzo, quindi fra un po' sarà aprile, sta per arrivare il primo di aprile con tutti gli scherzi e le beffe che sono legate a questo, ma soprattutto sta arrivando il mese di aprile, con il mese di aprile arriverà per YouTube, per gli youtuber, soprattutto quelli stranieri, una cosa che si chiama VIDA. Attenzione, alla vostra destra un altro hard discount. Il VIDA, ossia il Vlog Everyday in April, per qualcuno anche Vlog Everyday in August, però principalmente significa che è un periodo nel quale nel mese di aprile si tenta di fare 30 vlog, un vlog ogni giorno per tutto il mese di aprile, come uno strumento, come una cosa, una manifestazione, come chiamarlo, che permette agli youtuber di avere un nuovo contatto con i propri follower, per i follower di conoscere un po' meglio gli youtuber che seguono. È una bella cosa, devo dire, molto interessante, l'ho scoperta solo pochi giorni fa, e anche se c'è già da vari anni, e però quest'anno io sono uno youtuber che sta cominciando a scoprire lo strumento di YouTube, quindi no, quest'anno non credo che arriverò. Parentesi, siamo andati avanti lungo la strada e alla vostra destra c'è un altro hard discount. Ho fatto un chilometro e 150 km e 200 metri e ci sono in questo raggio, 1,250 km da casa, non proprio raggio, più che altro strada, linea d'aria sarà di meno, ci sono 4 hard discount di 4 catene differenti e saranno l'argomento del giorno, gli hard discount, non il fatto che ce ne siano specificatamente 4 o 5. Comunque dicevo, ci sono i VIDA, che sono questa cosa molto interessante, molto simpatica, fatta già in passato da alcuni youtuber, e io nella descrizione di questo filmato vi metterò poi i VIDA passati di qualcuno degli youtuber che seguo, quelli che ho trovato molto simpatici, e poi vediamo se l'anno prossimo o se questo agosto, insomma, ci penserò, devo organizzarmi un po', se riuscirò a una volta a partecipare anche io a questi 30 vlog, un vlog per ogni giorno dal mese di aprile. Comunque è una cosa molto simpatica e vi metterò il link anche che spiega meglio cos'è il VIDA nella descrizione di questo filmato. E adesso passiamo allo youtuber del giorno. Prima, così tanto per l'ultima cronaca, così in questo momento sto passando davanti al quinto hard discount, però già siamo un pochino più lontani. Allora, lo youtuber di oggi è uno youtuber che ha un canale molto simpatico, in cui fino ad oggi tutti gli youtuber che vi ho presentato sono molto simpatici, dai. E nel suo canale, che vi metterò il link in descrizione, questo youtuber si chiama Rob Dyke, nel suo canale fa due cose specifiche. Innanzitutto ci parla una volta alla settimana, o quantomeno cerca di farlo una volta alla settimana, l'ultimo video è venuto dopo un po' di lavoro, delle cose veramente strane. Per esempio,
le 5 morti più strane legate al mondo del videogame, oppure vi metterò il link alla descrizione del filmato di questa settimana che è stato molto interessante, i 5 oggetti che risultano portare addosso una maledizione. Questo per quanto concerne le cose curiose. Per quanto concerne invece la cosa divertente che fa Rob Dyke, che fa ogni settimana, ogni venerdì, Rob Dyke fa uno show nel quale, come lui lo descrive, voi trovate le cose strane su internet, gliele segnalate e lui le mette in un video. Ora, voi avrete incontrato, stando su internet, spesso va a finire che girano ogni tanto dei meme o delle fotografie stupide, no? Per esempio il classico macio, bello, muscoloso, la foto di sto tizio a torso nudo con tutti i muscoli scolpiti, con la spada, tutto, e dietro ci sta un letto pieno di peluche, no? Queste si chiamano epic fail, fondamentalmente. Rob Dyke prende un po' di queste immagini, un po' di queste fotografie gli vengono segnalate, o talvolta degli interventi su Facebook, su Twitter, delle fotografie che sono state pubblicate sui social network, talvolta anche dei filmati, e le diffonde per far vedere come il mondo abbia bisogno veramente di chiedersi «Ma perché mai l'avresti messo su internet?». È molto simpatico, e dato che non sono riuscito a decidere quale filmato segnalare per questa situazione, questa volta farò una cosa un po' particolare. Nella descrizione non vi metterò il link a uno dei tanti perché l'avresti messo su internet, vi do direttamente il link a tutta la playlist, e vi consiglio caldamente di guardare tutta la playlist, perché comunque sono filmati di 6-7 minuti e meritano tantissimo, anche se sono tanti, sono una buona cinquantina, se non ricordo male 55-56, ma meritano tantissimo, merita, è il caso proprio di dedicarci un po' di tempo e guardarseli tutti quanti. E lui è Rob Dyke, e con lui per il momento concludiamo l'argomento YouTube. Adesso ritorniamo all'argomento con cui ho iniziato questo vlog, gli hard discount. Si dice che quando c'è crisi, quando c'è una crisi economica, tutti quanti si buttano sull'ambito alimentare. Non so se psicologicamente sicuramente è vero, non so se è vero anche nella realtà, però noto una cosa, che è quella che sta fiorendo moltissimo, vedo la realtà di Siracusa, ma credo che sia così un po' in tutta Italia, sta fiorendo moltissimo la realtà degli hard discount. Due degli hard discount che vi ho segnalato, gli ultimi due hard discount che vi ho segnalato, hanno aperto da pochissimo, il terzo addirittura proprio da un mese, e praticamente moltissima gente, sempre più gente, va a fare la spesa all'hard discount. Anche io sono uno di quelli che va a fare la spesa all'hard discount, perché rispetto al supermercato, tra virgolette, blasonato, e tra parentesi, ho tre supermercati blasonati, anche quelli nel raggio di un chilometro da casa mia, sono piccole catene, ci sono anche grandi supermercati, qua Siracusa è pieno di tra supermercati e hard discount. La situazione è questa, io faccio spesso la spesa all'hard discount perché, seppur vero che negli hard discount non si trovano i prodotti di marca, magari non troverai le brioche per la prima colazione che ti pubblicizza Antonio Banderas, però trovi delle brioche per la prima colazione che costano meno della metà e comunque sono buone lo stesso. Il punto è quello, cioè la qualità dei prodotti. L'hard discount non vende prodotti di seconda categoria, vende marche meno sentite nominare, ma spesso trovi prodotti che hanno la stessa, pari o in certi casi, secondo me, superiore qualità ai prodotti, per così dire, blasonati. Non sempre. Mi è capitato di comprare, faccio un esempio veloce, mi è capitato di comprare il filetto di salmone in scatola, filetto di salmone sott'olio, per così dire, e esiste il filetto di salmone, non voglio dirvi il nome, si suona nonostante il semaforo rosso, non voglio dirvi il nome della marca del salmone, però considerate che esiste il salmone blasonato, che veramente è tenero, si scioglie in bocca, è rosa, si taglia con un grissino, come direbbe qualcuno, è molto gustoso, è molto buono veramente, e proprio anche il taglio stesso si vede che è fatto un po' lavorato a mano, per così dire, o lavorato comunque, lavorato a macchina e rifinito a mano, e c'è il filetto di salmone dell'hard discount che è una mattonella,
Anche come gusto è un po' discutibile. Il salmone blasonato quando lo apri fa proprio un profumo, e questo qua invece fa proprio odore di pesce, non tanto. Per carità, esistono vari prodotti, bisogna anche saper scegliere. Ma la domanda che vi faccio appunto è questa, riguarda proprio gli hard discount. Voi dove fate la spesa? Fate la spesa nell'hard discount? Fate la spesa nel supermercato blasonato? Fate un po' e un po'? Ci sono molti prodotti che preferite prendere di marca, oppure vi trovate bene con la sottomarca? Non so, fatemi sapere, ditemi un po' come vi trovate con l'hard discount, come vi trovate col supermercato, se non credete nell'hard discount. Ditemi un po', scrivetemi un commento. Io sono aperto ai vostri feedback, ditemi anche se vi è piaciuto questo video, se c'è qualcosa che posso fare meglio. Io sempre sono aperto ai vostri feedback. Soprattutto spero che questo filmato, questo vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fate pollice in alto, condividete con gli amici, condividete sui social network, diffondete. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate. Ragazzi, questo è tutto. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Ciao a tutti e grazie.